Tutti costoro hanno assunto dei rischi, hanno manifestato un dinamismo eccezionale, hanno lavorato per oltre un decennio in attesa di realizzare la prima soddisfazione. Tutti con difficoltà di finanziamento, con tassi di interessi bancari punitivi, con orgoglio e determinazione. Sono tutti piccoli imprenditori, soci di un club non proprio esclusivo, sicuramente non come i membri del Salotto Buono o i vertici dell'industria statale. Il loro club include centinaia di migliaia di persone, modeste e grintose, laboriose. Sono loro i veri, oscuri eroi del capitalismo italiano. E stranamente sono loro che forse rischieranno di più negli anni 90. Nell'insieme considerati in blocco, un'idea che esiste più sulla carta che nella realtà. Essi rappresentano, come si è detto, la spina dorsale dell'economia italiana da sempre e ancora oggi. Rappresentano fra un quarto e un terzo dell'esportazione, da loro. Che hanno ovviamente aziende con meno di 100 persone. Dipende il 60% dei lavoratori italiani. Ma la loro influenza non corrisponde al contributo collettivo che apportano all'economia italiana. Per loro non c'è il facilissimo accesso a crediti agevolati per migliaia di miliardi, come per gli oligopolisti che si rivolgono a Mediobanca. Per loro non c'è una semplice telefonata a un amico politico che risolve tutto. Nella Confindustria dell'89, che conta 110.000 soci, oltre il 93% di questi sono piccole imprese. Ma dai soliti discorsi dei leader confederali non si riesce nemmeno a immaginarlo. Nel capitalismo italiano i piccoli hanno un grandissimo merito che dovrebbe essere riconosciuto e in qualche modo premiato. E invece? Invece l'atteggiamento più comune è quello che giudica superfluo soffermarsi sull'importanza che riveste l'impresa minore nel sistema economico italiano. Anche se la sua diffusione è fenomeno noto e caratterizza l'Italia rispetto a tutti gli altri paesi della CE. C'è da chiedersi allora come riescano a sopravvivere e a prosperare, come possano e con quale esito affrontare nel futuro queste piccole imprese, così lodate ma non proprio agevolate dalla classe politica o dal sistema bancario. Insomma, ce la farà la piccola impresa negli anni 90? Il segreto del successo dei piccoli imprenditori italiani è una cosa che incuriosisce molto gli studiosi dell'Europa del Nord. Come si spiega il fenomeno per cui quasi 2/3 dei lavoratori italiani si trovano in aziende con meno di 100 dipendenti, mentre la proporzione in Francia è del 25%, in Germania e in Gran Bretagna è del 20%? Bisogna innanzitutto risalire alle radici cittadine del fenomeno, quando nelle città dell'Italia medievale esistevano attività commerciali e artigianali notevolmente sviluppate, le botteghe. Il fenomeno moderno è almeno parzialmente l'effetto evoluto di tanti secoli di lotta per la sopravvivenza di quelle che erano le corporazioni artigiane. È un processo che si delinea anche in termini specificatamente geografici. Cioè si trovano gruppi e gruppetti di piccole imprese, talvolta artigianali, talvolta più automatizzate, radicate in zone diverse della penisola. Per citare solo alcuni casi noti in questo tessuto così fitto, c'è cioè, per esempio tanta ceramica nella zona di Sassuolo vicino a Modena. C'è tanto acciaio e macchine utensili attorno a Brescia e sempre lì a Lumezzane. Tanta piccola produzione di componenti idraulici. A Montebelluna, non lontano da Venezia, si trova un'attività frenetica legata alla fabbricazione di scarponi da sci e altre scarpe sportive. A Biella, la manifattura della lana.
A Como, quella della seta. A Vicenza l'artigianato dell'oro e così pure a Valenza. A Prato i tessuti e poi in diverse regioni come le Marche, l'Abruzzo, la Lombardia e la Toscana. I calzaturifici, per non parlare della lavorazione della pelle nelle conciere di Napoli. E così via. Prendiamo altri esempi di questo fenomeno, il caso della Val Vibrata. Una zona che si trova a 200 km a est di Roma, oltre alle montagne cupe e imponenti del Gran Sasso, non lontano da Pescara. Qui, in un'area che ricopre 15 km lungo la costa, vicino ad Alba Adriatica, si trova una situazione particolarmente interessante, un'associazione di sviluppo che include oltre 1.600 piccole imprese nel settore della maglieria, della pelletteria e dei mobili. Queste imprese sono dislocate complessivamente in 12 paesi dell'Abruzzo e impiegano 11.000 lavoratori su una popolazione di 60.000. Assieme rappresentano un fatturato di oltre 1.000 miliardi, incluse le minuscole società a livello familiare dove si lavora in 4 o 5 per casa. La forza delle piccole imprese si evidenzia nel fatto che tra esse vi sono alcuni fornitori per i grandi nomi della moda italiana, per Valentino, Crizia, Fiorucci e Versace. Sono gente grintosa, l'imprenditore della Val Vibrata. Vanno in Cina per vendere i prodotti, ricevono visite di clienti che provengono da Londra, Tokyo, Budapest, sorretti all'inizio dalla vecchia cassa per il mezzogiorno. Questi abruzzesi si sono impegnati a fondo, sviluppando un'impressionante crescita. Nel 1951 la provincia contava 74.000 contadini, nell'81 i contadini sono diminuiti di 2/3. Sono artigiani orgogliosi, pieni di intraprendenza, una caratteristica che li associa al resto della piccola impresa italiana. E sino ad oggi se la sono cavata bene. Il successo dei piccoli imprenditori si basa spessissimo sulla loro struttura familiare. Questo è il capitalismo familiare di buona lega. All'inizio dell'avventura capitalistica, la famiglia funziona bene perché è un'attività che richiede lunghe ore e sacrifici notevoli e ha poco da spendere in manodopera. Luciano Benetton e sua sorella Giuliana hanno cominciato così a Treviso, alla metà degli anni 60. Serafino Ferruzzi e Silvio Berlusconi pure. Naturalmente la struttura familiare non regge altrettanto bene quando le dimensioni dell'impresa crescono e generano con centinaia o migliaia di miliardi di fatturato, o quando si arriva alla seconda o terza generazione. Per Franco Muscara, presidente della sezione della piccola impresa della Confindustria sino all'89, l'impresa modesta è legata soprattutto alla famiglia e al ruolo dell'imprenditore. Un'impresa piccola può avere 10 o 100 dipendenti, ma la caratteristica che la distingue è che l'imprenditore non può essere sostituito dal capitale. Muscara sostiene che il fattore determinante nella diffusione del fenomeno della piccola impresa italiana è che tutti gli italiani vogliono essere ricchi e vogliono fare il padrone di qualcosa. Aggiungiamo la propensione a risparmiare e vediamo subito come l'elemento culturale storico del voler fare il padrone si aggancia alla famiglia e alla disponibilità di liquidità. In un contesto diverso, più finanziario e più di mercato borsistico che di piccola impresa, questo fenomeno verrà etichettato alla metà degli anni Ottanta da Carlo De Benedetti come una voglia di capitalismo. A parte il contesto familiare del capitalismo dei piccoli, ad alimentare il fenomeno c'è anche l'aspetto fisiologico e topografico dell'economia italiana. Il professor Guido Rey dell'Istat ha ricordato l'importanza della natura decentrata dell'asse manifatturiero in Italia. L'idea vincente della diffusione capillare delle imprese minori, una struttura che Re definisce quasi miracolosa.